Gli infortuni sul lavoro tornano a crescere. All'INAIL nel primo trimestre del 2018 sono arrivate 212 denunce di morti sul lavoro, 22 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A perdere la vita sono stati 180 uomini, erano stati 160 nel primo trimestre 2017 e 32 donne e 30 nell'anno precedente. L'incremento è costituito solo da casi avvenuti nel tragitto tra casa e posto di lavoro, che sono aumentati in tutto di 24 unità, passando da 43 a 67, e riguardano lavoratori del settore industria e servizi. Lieve flessione per le morti sul posto di lavoro, passate da 147 a 145. Sono alcuni dei numeri pubblicati negli open date dell'INAIL, che ha diffuso le tabelle nazionali degli infortuni con esito mortale. È la Lombardia con 39 casi, la regione nella quale si è registrato il maggior numero di infortuni. Seguono Veneto con 26, Emilia-Romagna con 24, Lazio e Piemonte con 21, Campania e Sicilia con 12. Stando ai dati, a perdere la vita sono stati in numero maggiore le persone nella fascia d'età di 55-59 anni, seguiti dai 50-54 anni e dai 60-64 anni. Dopo il calo registrato nel corso di tutto il 2017, i nuovi dati confermano anche l'aumento delle denunce di malattia professionale, già rilevato nei primi due mesi del 2018, che al 31 marzo si è attestato al più 5,8%, pari a quasi 900 casi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le patologie del sistema osteomuscolare, del tessuto connettivo, con quelle del sistema nervoso e dell'orecchio, continuano a rappresentare le prime malattie professionali denunciate.